Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti ad un altro episodio di Cazzeggio Catabiotrico. In questa puntata si ragionerà brevemente dell'ideona della von der Leyen sul nuovo Green Deal per l'Europa. Personalmente io non vedo molto bene questa grande ideona della von der Leyen. Non perché io non ritenga che il cambiamento climatico sia una cosa che non esista, tutt'altro. Esiste danni da cambiamento climatico quanto il problema della sovrappopolazione. Questo binomio letale nei prossimi decenni svilupperà numerosissimi problemi. Tuttavia, c'è da considerare il fatto che nei prossimi decenni lo sviluppo del binomio letale sovrappopolazione più danni dal cambiamento climatico all'N condurranno agli inviluppi delle guerre climatiche. In descrizione di questo file, se vi interessa, trovate il link al relativo podcast sugli inviluppi delle guerre climatiche. Questi possibili patti condurranno più o meno rapidamente a guerre puniche 2 ed una probabile terza guerra mondiale in Asia. Quello che si può dire, considerando l'ideona della von der Leyen e del suo Green New Deal, è che l'Europa sprecherà tempo e denaro nel progetto verde del New Deal, ma il destino del mondo non muterà. L'Europa non costruirà una difesa continentale, l'Europa non finanzierà tramite ONU nessuna politica di controllo demografico in Africa. La bomba demografica africana oggi già a 1,2 miliardi e passa di persone, esploderà in pochi decenni a 2,4 miliardi di persone. La questione della sovrappopolazione in Africa si legherà in modo insolubile ai danni da cambiamento climatico in Africa. Le guerre puniche 2 esploderanno nell'area del Mediterraneo intorno al 2050, però già dal 2040 o anche dal 2030 è possibile che già incomincino gravi problemi. L'Europa, per quel periodo, non avrà alcuna difesa europea. L'Europa, contestualmente, non avrà nemmeno mitigato o sterilizzato le cause di detonazione delle guerre puniche 2. L'Europa sarà sorpresa dalle guerre puniche 2. Ora, le Yellow Buffer Zone, ossia Malta, Creta, isole greche e Cipro, quanto la penisola italiana e greca, subiranno massive migrazioni armate da Cartago. Detoneranno letali combattimenti urbani contestualmente a danni da cambiamento climatico, malattie, epidemie e genocidi etnici. Banale dire che il PIL e la produttività saranno calanti. Nella penisola italica ci sarà da aggiungere anche una spinosa guerra civile, nella migliore tradizione italica. Le atomiche tattiche B-61 fermeranno il caos in Italia, quanto l'invasione nella penisola greca, e vetrificheranno Cartago, salvando il resto dell'area europea. Ora, l'Europa può ritenere utile, per una logica di confederazione composta da stati nazionali, l'idea di usare la penisola italiana e greca come paesi cuscinetto per fermare la futura guerra regionale dall'Africa, ignorando perfino il destino delle Yellow Buffer Zone. Viceversa, le Yellow Buffer Zone, cioè Malta, Creta e isole greche, quanto Cipro, e gli stati nazionali cuscinetto per l'Europa, cioè Italia e Grecia, non possono oggi accettare di sparire nel XXI secolo a causa di guerre urbane, epidemie, genocidi etnici, per massive migrazioni dall'Africa, condite da spinose guerre civili tutte italiche,
dove delle atomiche tattiche B61 oppure dei missili M51 francesi bonificheranno tutte le aree più pericolose per l'Europa continentale, oltre chiaramente a vitrificare Cartago. Ecco perché la CED De Gasperi, quindi la Comunità Europea di Difesa, pensata e ideata dal buon De Gasperi, è oggi più importante della supercazzola verde della von der Leyen. Quando io parlo nei miei podcast di cambiamenti climatici e sovrappopolazione, la naturale ed ovvia subordinata logica è la necessità impellente della Comunità Europea di Difesa del buon De Gasperi, ossia la nascita degli USE con una difesa continentale dell'Europa, in modo che esistano USE armi, USE navi, USE air force, e che queste istituzioni europee siano sostenute da politiche fiscali europee per acquisire capabilities militari adeguate alla difesa di circa 500 milioni di persone, che tra un po', tra 20-30 anni, diventeranno poco più di 600 milioni circa, se non mi ricordo male, dalle proiezioni relative a populationpyramid.net. In futuro l'Italia non potrà continuare a vivere di debito pubblico come ha fatto dal 1980. Ipotesi H con 0. Un crollo finanziario italiano prima dell'esplosione delle guerre puniche 2 ridurrà la nazione Italia ad una caccola, incapace di tutelare e difendere i propri interessi nazionali sia in Europa quanto nel Mediterraneo o nel mondo. Un crollo finanziario italiano rimanendo all'interno dell'euro. Ipotesi H con 1. L'Italexit prima delle guerre puniche 2 implica superinflazione, il contestuale avvio di processi dissolutivi e disgregativi non reversibili dello Stato nazionale italiano, così per come noi oggi lo conosciamo. Le imprese muoiono in iperinflazione. Se vi aggiungiamo danni da cambiamento climatico, sovrappopolazione, violenta competizione mondiale, scarsità di materie, energia, acqua potabile, cibo, semilavorati e quant'altro, massive migrazioni apocalittiche dalla fascia subsahariana e una violenta competitività crescente nei prossimi decenni a causa del fatto che le relazioni internazionali da un gioco a somma positiva muteranno ad un gioco a somma zero. Morte tua, vita mea. Tutte cause ineluttabili per l'emersione di un nuovo medioevo nella penisola italica, che poi finirebbe succube di Cartago ed ostile all'Europa e piagata da italiche guerre civili. Ora, il tempo per fare qualcosa di utile per l'Italia, per la Grecia, per le Yellow Buffer Zone, ossia per quelle aree relative immediatamente prospicienti al nord-est Africa, Malta, Creta, isole greche e Cipro, il tempo sta finendo. Il decennio 2020 è appena iniziato. Se avete tempo e voglia, io vi consiglio e vi suggerisco di andare a sentirvi un po' il podcast sulle guerre del cambiamento climatico, che potete trovare il link in descrizione con www.climate-change-words.tk. Un saluto, ciao, alla prossima!